E benvenuti a questo nuovo episodio di Pokémon Smeralda. Allora vi spiego perché sono in questo punto e non dall'ultimo, e qui ho fatto la puntata. È perché allora stavo registrando e poi mi sono accorto che la registrazione era ferma a 15 secondi e non è andato avanti. Quindi io per tutto il tempo sono arrivato a questo punto che la registrazione era ferma. Quindi vabbè, riprende a questo punto che dovrebbe essere circa metà dal capo di Team Magma. Vorrei anch'io vedere il Groudon, ma non mi fanno neppure vedere la coda. Che frustrazione. Oh no, mi è sfuggito, non dovevo parlare di Groudon. Ah, siamo vicini allora, benissimo. Anche talvolta succedono queste cose che registri e poi ti blocca la registrazione per qualche motivo e non puoi riprendere dal punto in cui ci sei fermato. Vabbè, tanto raga, non mi siete persi neanche molto. Penso che sia impossibile vincere se non si è tranquilli. Contro di me o contro Ground? No, dimmelo. E la 2. Manca poco, pochissimo. E il nostro obiettivo sarà raggiunto. Dove vuoi scappare? Io sono un osso duro. Beh, vado che non stavo scappando da nessuna parte. Preparatevi a essere magma sconfitti. Vabbè, se mi inventate i numeri tu, vado, ciao. Attenti, il mio Brasica ha una capigliatura. Non potrei dirlo. Ah sì, bruciante. No, ardente. Allora, verificiamo. Questo non era un play importante. Sono arrivato solo fino a... per questo, vabbè. È stato così facile battermi. Eh sì, con un Pokémon così debole che hai. Allora, mi stavo girando a Groudon, raga. Vedo la pozza di lava. E anche a capo di magma, suppongo. E ci sia. Ah raga, ditemi se volete che Pokémon Smeraldo lo faccio, cioè puntate le faccio più lunghe, oppure no. Che le faccio corte, ditemelo, eh. E poi volete che ve lo porti più spesso? Hai fatto tanta strada per arrivare fino a qui? Te lo dirò. Sì, Groudon sta dormendo laggiù. Mats è andato da Groudon pochi minuti fa. Si sveglierà tra un attimo. È un generale? No, tenente. Vabbè, questa battaglia è abbastanza importante, quindi direi di non velocizzarla. Un tenente poi. Ah no, magma. Tenente no. Tenente basta. Perché ma sentire tenente? Cioè, magma tenente mi viene in mente magma demente. Non lo so, ma mi viene in mente. Tenuto sotto per questo. Vedo che l'onda. Oh yeah. Ottimo lavoro, Gaidos. Non siamo in decito, ma vabbè.
questa musica la adoro, questa colonna sonora. Secondo me è meglio la colonna sonora del Team Magma che quella del Team Hydro, perché il Team Magma spacca. L'unico team che si potrebbe riuscire a cavarsela è il Team Rocket, non so perché. Dico, verrà mai un giorno che il Team Magma, il Team Rocket verrà sconfitto della serie? Dire mai. Ancora non hanno fatto nessun colpo di stato. Si è sconfitto come una volta. No. Ve lo pizziamo. Addio! Cambia quando non si sa notare. Ok, questo mi può servire. Dai, qui siamo vicino. E vattene via. Tutto zero, tutto. Eccolo qua. Beh raga, ci siamo. Grondon, te ne stai lì con l'altro del magma e niente potrebbe svegliarti dal tuo sonno. La sfera blu è quello che cercavi, non è vero? Ti ho portato la sfera blu e il suo splendore ti sveglierà. Fammi vedere la tua potenza! Poi come cavolo pensano che la sfera blu possa svegliare uno rosso bollente come Groudon? Non lo so. Groudon, che succede? Non si voleva la sfera blu. Groudon, dove sei andato? È in vacanza. È stata colpa tua allora. Hai visto che ti attiravi da queste parti e la tua presenza non è gradita. Devi aver usato un trucchetto. O forse sei tu che sei un demente. Secondo me questa è la cosa più probabile. Ok, Mats. A noi. Oddio. La vedo un pochino male. Giusto un pochino. Surf. Osserva, vabbè. Dai, ancora vai con surf. Bullo. Vabbè, qua meglio velocizzare. Oh sì. Io che pensavo che uno dei 37 mi avrebbe dato filo da torcere. Vai Pikachu livello 30. Camelot. Ho fatto fuori il Camelot di prima con un surf, lo farò fuori anche questa volta con un surf. Oh, ci voleva. Ok, niente panico. Perfetto. Amnesia. Allora.
surf. Ah, parana fallisce. Perché mica sono una parana. Capita? Finisci lo Gaidos. Non credo che sia stata una bella segnalata fare questo. Come dice il detto, se carichi un Pokémon mentre è quasi morto, il danno è maggiore. Ah! Bravo, Gaido. Ma quanto è forte! Ok, ma è solo Zubat o Golbat. Crobat. Ok, Krasiken, tocca a te. Siamo tutto un fuoco. Vai con Vampata. Oh, mancato, mi dispiace. Bruzza. Oh sì. E ora carta ardente. No, Brasiken. Pikachu, è il tuo momento, vai! Fulmine! E sortiraccio, e ciao, e utilizzo! No! Sì! Fulmine! Oh yeah! Questo è rock and roll, baby! Pikachu, ottimo lavoro. Sapevo che era utile metterti in squadra. Da dove ti viene questa abilità col Pokémon? Guarda, ho giocato a tutti i Pokémon esistenti. E poi su Pokémon Stadium Fight sul mio canale. Oh, non c'è ancora uno youtuber che mi abbia sconfitto con la sua squadra. Deve esserci un motivo per cui Groudon è fuggito. E questo che vuol dire? Pensavi che non lo sapessi? Visto che Groudon se n'è andato, questo vulcano non serve più a nulla. Le nostre strade si dividono qui. Io devo inseguire Groudon. Groudon, vabbè. Poi voglio sapere che cavolo gli ha detto di usare la sfera blu. Insomma. Groudon è rosso, loro sono i team magma, sono rossi e uno una sfera blu che non sento un cavolo. Certo che team leader e team magma sono due idioti come team, specialmente i capi, almeno Giovanni intelligente, almeno lui da questi elementi si salva. Ma Giovanni secondo me è l'unico capo di tutti i team dei Pokémon che è il più intelligente, che non si è fatto mai beccare. Ok. E adesso direi di andare a vedere una cosa. Perché adesso se io me ne vado non mi ricordo il nome, ci dovrebbe essere una gran folla, me lo penso, quindi vado a vedere con la mia super velocità perché io sono fast. E ci vuole un piccolo viaggio in bici. Ho la bici? Non la bici? Vabbè. Allora, vai con la super velocità. Questi va a fare un po' le balle ogni momento.
corri! E credo che sia un furto in corso. Ok, direi che la mia velocità basta così. Vediamo. Sì, come pensavo. Sì, certo, intendiamo continuare con le nostre esplorazioni. Fantastico, Capremo, grazie per essersi messo a disposizione per parte del suo prezioso tempo. Speriamo di poter intervistare ancora in occasione di queste nuove scoperte. Ah, quei giornalisti, che due balle. Oh, è stata la mia prima apparizione in TV. Che emozione. Guarda me che sono uno youtuber. Ah, Mattia, stai proprio bene, grazie. Abbiamo fatto una scoperta sensazionale nel corso dell'ultima esplorazione nei fondali marini. Abbiamo trovato una grotta sommersa nel percorso 128. Vediamo che viva un Pokémon che non si pensava estinto ormai da tempo, ovvero Chiodre. Suppongo noi del team Nigero prenderemo il controllo del suo sottomarino. Protestare è inutile, aspettiamo la sua totale collaborazione. Fate che fuori! Il team Nigero è capace di grandi cose. Sì, e di grandi figure come Team Magma. Cos'è stato? Sembrava qualcuno che parlava dal megafono. Da dove veniva? Veniva dallo scalo. Il sottomarino! Sono cercando di potestarsene! Sì, che avevo un coltello, se no cosa sto a fare qua? Eccoli qua. Cosa? Ancora tu? Ammetto che riuscire a seguirti fino a qui non è cosa da poco. Ma ora nessuno potrà fermarsi, nessuno. Hai intenzione di seguirti fino al nostro rifugio a bordo al Ghepoli? Perché? Perché il team Nigero mi ha rubato il sottomarino Explorer 1? Ah, perché c'è un secondo? Non vorrà mica catturare il Pokémon sonnacchioso sul fondo del mare? Anche se ridesse la cazza non riuscirei senz'altro a sfruttarla. Sì, guarda, loro sono i comitati magma dei idioti. E quindi dopo avevo finalmente finito la base del team magma e aver scoperto che il team idro ha rubato il sottomarino, direi che è il momento di andare ad affrontare la palestra che ora ho affrontato. E poi, raga, andrò alla base del team idro a porto al Ghepoli. E quindi, raga, ci vediamo alla palestra per la mia medaglia, così potrò usare il volo liberamente. Ciao.